E bentornati su Persona 5 Royal. Nello scorso episodio un po' di cose non bellissime sono successe a causa di... Non è Tamagotchi. Tamoshida? Kamoshida, corretto? Il nostro amico è Ryuji, la ragazza è Antakamaki, il padrone di nostra casa è Sojiro Sakura, c'è Morgana, c'è Igor, e questi nomi me li ricordo. Se non sbaglio, insegnante è Kam... Non ci avrò mai. In ogni caso, adesso dobbiamo andare avanti. Prima però di fare la stessa altra cosa, voglio chiarire un attimo una cosa. Perché come ho detto nello scorso episodio, quando ci sono dei dialoghi non troppo interessanti di personaggi secondari, non li includo nel video. Stessa cosa la farò poi con i combattimenti. Con i combattimenti, quando c'è un combattimento molto simile a quello precedente, con gli stessi nemici e con semplicemente cose che si ripetono, a meno che non succeda nulla di troppo importante, non lo includo, per poter fare ancora più cose in un singolo video. Giusto per chiarire, so che è ovvia come cosa, però giusto per chiarire. Detto ciò, dobbiamo salvare Antakamaki e dobbiamo uscire dall'edificio per vedere di aiutarla. Seguitemi, vi guiderò io. E subito dopo quella specie di sala da pranzo, andiamo. Devo di nuovo tornare indietro da qua, ma avevo sconfitto i nemici. Oh shit. Ah, no, mi ha visto. Mi ha visto. Ah, ok, si è girata improvvisamente. Va bene, ok. L'ho levato. Bisogna levare quindi i nemici qua dentro. Devo cercare di non farmi vedere. La telecamera non aiuta troppissimo perché non riesco a vedere dietro l'angolo. Però... No. Evitate, grazie. Oh, ma non ci vedi nulla. Invece no, ci vedi. Improvvisamente si è girato. Porca vacca. Pericolo. Se un nemico coglie di sorpresa il tuo gruppo, ti troverai in una situazione di svantaggio all'inizio della battaglia. In questo contesto, non solo il nemico guadagnerà un attacco preventivo, ma tu non sarai in grado di fuggire dalla battaglia. Ah, porca vacca. Mi ha fregato perché si è girato improvvisamente e non sono riuscito a prenderlo da dietro. Ero sicuro di riuscire a farcela, però non ci sono riuscito. Vabbè. Comunque sono debolissimi a queste cose qua, quindi finito il combattimento. Andiamo a fare. Oh, moriamo a livello 5. Ho nuova abilità anche. Ho sbloccato Patra. Cura vertigini, amnesia, sonno, fame di un alleato. Buono. Quindi mi torna utile. Appunto questi incontri qua per il momento sono molto semplici. Devo soltanto riuscire a prendere i nemici da dietro e non farmi scoprire, perché è più difficile di quanto pensassi. E oggi è livello 5. Ah, ma inizialmente è davvero facile fare i livelli. È sbloccata probabilità a fondo. La prossima livello 9 si chiama Tarukaja. Perfetto così. Da dove arrivavo quindi la voce? Devo riuscire di qua? Devo andare verso questa stanza qua, perché c'è aperta. Esatto, la scorsa volta invece non era aperta. Ok, dobbiamo andare in questa direzione qua. Sono cadute pure delle armature, non importa. Come potrebbe saperlo? Sono pronto all'azione, diciamo di sì. Ok, andiamo. Non so preparatissimo al 100%, ma dovrei comunque cavarmela. What's all this about? Seriously, I'm gonna call the cops. So, this is the intruder. Kamoshida? Who's that? More importantly, what is this place? Why is the school turned into something like this? I can't believe you mistook my aunt for someone like her. Are you afraid? What is that outfit? Have you lost your mind? I do as I please here. After all, this is my castle. The world of my desires. What the? Wait, is this some red light district? What a lively slave. This isn't funny! Enough of the bullshit, Kamoshida! Shit. The girls decided to tell me off. What do you think of that? Talking back is like... totally unforgivable. In that case, she should be executed. Now then, how should I play with you? Shall I tear you into little pieces? Are you kidding me? This is effed up. Is that what he thinks of the girls on the volleyball team? Hey, that's... Takamaki! Just when I was about to start enjoying myself.
What's the deal with this guy? You little... How many times are you gonna come back? I bet you just like those thieves. You came because you're pissed at me, huh? But, I forget that chick's name. But it's your fault she jumped, you know. Huh? You were so reluctant to throw yourself onto me that I had her take your place. You bastard! No! Take one more step and I'll kill her on the spot. Damn it! Just sit back and enjoy the dismantlement show. No, don't! Maybe I'll start with her clothes. You're such a perv! Hey, what are we gonna do? To Kamaki! Is this my punishment for what happened to Shio? That's more like it. You should have looked like this from the start. Shio... I'm so sorry. Puoi stare ad ascoltarlo, non arrenderti. Huh? You're right. Letting this piece of shit toy with me. What was I thinking? It's like I always say, slaves should just behave and... Shut up! I've had enough of this. You pissed me off, you son of a bitch! My, it's taken far too long. Tell me, who is going to avenge her if you don't? Forgiving him was never the option. Such is the scream of the other you that dwells within. I am thou, thou art I. We can finally forge a contract. I hear you, Carmen. You're right! No more holding back! There you go. Nothing can be solved by restraining yourself. Understand? Then I'll gladly lend you my strength. You know what? I'm not some cheap girl you can toy with, you scumbag. Bitch! You stole everything from Shio. You destroyed her. Now it's your turn! I will rob you of everything! How dare you! Enough of your insolence! Ooh, okay. No, I've had enough of you! No one's gonna stop me now! Let's go, Carmen! Come hai fatto il suo spersona? Te sei un... Te sei un demone... sul water! Dare you deny King Kamoshida's love, you selfish lass! Pay for this insolence with your life! That dirtbag just sees women as sexual outlets! Don't make me laugh with that love bullshit! Come on, Carmen! Let's give him hell! Che cacchio di demone è? Capitano della guardia! Perché si è messo in questa condizione qua? Che succede? Il suo personaggio si chiama Carmen ed è questa donna particolare con allacciato un... tipo un palloncino uomo strano. È stranissimo come potere, però va bene. Sei debole per caso ad agi? Posso colpirti con questo qua? Vediamo. È debole, perfetto! Possiamo fare già la rapina! Ok! Posso prenderlo come persona? Dammi il tuo potere. Cosa stupida. Che senso ha parlare? Le parole non ci aiuteranno. Non posso fare niente a riguardo, quindi. Assalto. Forse le boss fight non posso fargli niente. Probabilmente le boss fight non posso fare nulla. 112. Ci vuole ancora un po' di danno per sconfiggerlo. È debole al suo attacco. Quindi con lui posso cercare di fargli un po' di danni sparando con la pistola. Non fa troppo, ma almeno fa qualcosa. Non credo lui sia debole a Garo, ma colpiamolo con Garo perché... Ah, è resistente a Garo, che ne sapevo io. Mentre lui c'ha una buona arma. Lui quando colpiva con l'arma fa una buona quantità di danni. Quindi cerchiamo di aspettare fino a che non può attaccare di nuovo lei. Ryuji.
Ryuji, sei debole. Ryuji, sei debole. Si è curato, va bene, non ha colpito una seconda volta. Te invece colpisci di nuovo. Possiamo di nuovo fare la rapina. E si fa così. Lo leghiamo per forza. Oh mamma mia. Chissà se potevo arruolarlo o meno. Probabilmente visto che è una boss fight proprio non posso. Però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto 21 punti esperienza. Arsene è a livello 4. E abbiamo ottenuto adesso la nuova abilità di Arsene, che appunto succunda. Non so che faccia. Riduce precisione / elusione di un nemico per 3 turni. Ok, buono. Non saprei benissimo come utilizzarla. L'abbiamo fatta però. Oh shit. Wait! Why'd you come here, man? And more importantly, how? Hey, is that how you speak to a woman? Are you all right, Lady On? Lady On? Wait, what is this thing? Is it alive? How can it talk? And where in the world are we? Just calm down. Everything's going to be okay. Don't worry. How am I supposed to calm down? Huh? Why am I dressed like this? When did I... What's with this? Calmati. How can you expect me to be calm? Well, I'm stumped. A search party will be coming for us soon. There's no time to explain. We don't have a choice. Let's retreat for now. We were just getting fired up and you had to go and get in the way. Fine. Here, give me your arm. You take the other side. Eh? Quindi usciamo così? E che pensavo che finissimo adesso? Bisogna far passare un altro giorno, ma no! Thanks. Looks like we made it back. Hey, are you okay? Well, pretty much. Wait, I lied. I'm still confused about all of this. You may be safe now, but a lot sure did happen back there. At any rate, we stand out too much here. Let's relocate to a safer spot. Buona idea. Parlare con un gatto in mezzo alla strada. Which one you want? Whichever is not carbonated. They're both actually. Then... Here you go. What about me? Huh? But you're a cat. Have you calmed down, Lady On? Morgana, right? Mi è appena venuto il dubbio. Visto che lui è un umano e adesso ha l'aspetto di un gatto e nel nostro mondo ha l'aspetto di un gatto, lui mangia? Cosa mangia? Dove va a mangiare? Domande non importanti, ma che mi sono venute in mente. Quindi ve le porgo anche a voi. Va bene. I really am talking to a cat. This feels so strange. Oh, sorry. You're not a cat, right? It's only natural that you're confused. Demanding that you understand all of this right after what you went through is asking too much. Honestly, I still can't believe what happened. That power. My persona. It's the will of your rebellion, Lady On. With it, you'll be able to fight in that other world. So if what you told me is true, we can make Kamoshida have a change of heart, right? Is it really possible? Can we actually force him to confess his crimes? The volleyball team's keeping quiet about this while teachers and parents turn a blind eye. If guys like us try and complain, they're just gonna shoot us down. Going all in on this plan is the only choice we got. Then let me help too. I want to make him pay for what happened to Shiho. He just keeps going like nothing happened, even after what he did to her. I'll never forgive him. Wait, did you just say, let me help? You mean you want us to take you along? Don't act like I'm going to drag you down. Weren't you watching? I can fight too. Hey, what should we do? La caverà alla grande. Credo sia ok, sarà pericoloso. Ah, se la caverà alla grande. I agree as well. We are lacking in manpower after all. Don't worry. I'll protect her. Even if you said no, I'd just go in alone. Ah, right, she can go by herself. I guess it'd be more dangerous turning her down. Ah, fine.
then it's decided. Well, I hope we get along. I'm going to make Kamoshida atone for what he did. Not just for Shiho's sake, but for everything he's done. I won't let any more people suffer because of him. I'll do whatever it takes. Percepisco un forte spirito combattivo in Han. Oh! Ok! E sono al futuro! Va bene! A group like yours must have relied on subtlety and misdirection. Otherwise, you'd never survive. Some of you might even have been hiding behind a public face their entire lives. If you're listening, then answer me. I am thou. Thou art. Questa scena qua è un po' lunghetta. Semplicemente dice che abbiamo una nuova alleanza. The Lovers, che è scritto sulla carta in francese forse? Antakamaki, Arcano Amanti, Rango 1, ovviamente. Hai sbloccato il confidente dell'Arcano Gli Amanti. Fondere le persone dell'Arcano? Gli Amanti ora ti garantirà punti esperienza grazie all'impeto dell'Arcano. Eh? Fondere? Just let me know when you're heading back in. Oh, wait. We don't have each other's info. Hey, give me your number and chat ID. And, I'll be counting on you then. Same goes for you, Morgana. The pleasure is all mine, Lady An. What a kind girl. Such admirable consideration for others. And the innocence to cast herself into the jaws of death to achieve her goal. She cares about her friends and she's beautiful to boot. What a girl. She's captured my heart. Dude. You know, it'd be better if this group could get together quick from now on. True. Our best option would be to make a secret hideout where we could discuss these things. Hideout, huh? I like the sound of that. The school rooftop would work. It seems like nobody goes up there. For the time being, that will make the perfect hideout. I can't contact you from inside a palace, so I'll stay in this world. That being said, I'll need someone to take care of me. I'm personally nominating you. You should feel honored. This is all you. There's no way I can at my place. The train will be arriving. Well, we now have our hideout, so let's meet there tomorrow. Okay, quindi c'ho Morgana? Let's go look at my new residence for this world. Non è un granché, Morgana. Il tetto della Shujin Academy sarà il vostro ritrovo d'ora in poi. Non è un buon ritrovo, visto che quello che è successo in questa giornata qua, ed anche per il fatto che la studentessa del terzo anno dà l'acqua alle piante sul tetto dell'edificio, è un po', cioè non ci vanno troppe persone, ma comunque frequentato, e di sicuro dopo gli eventi di oggi dovrebbe essere chiuso. Ma diamola per buona, portiamo Morgana a casa e mostriamogli la villa. Sera, mostriamogli il... Oh, salve. Stay upstairs while we're open for business. Donna punk rock, che mi dice la donna punk rock? Yes. Hey, lay off the customers. Sorry if he was rude, doctor. I don't mind. Come on, you're getting in the way. Go on upstairs. Ok, va bene. Adesso la caffetteria è aperta. Ok, quindi non posso parlare per il momento. Thanks. I'll see you later. Come back again. That's it for today. Oh, that customer just now? She's the head doctor over at that clinic down the street. Rumor has it she gives pretty crappy examinations and sells some weird homemade medicines on top of that. Okay. At least, that's what I've heard. I haven't been there myself. They should really just leave her alone. It's not like she's getting in the way of their lives. Hey, are we there yet? Well, I gotta get home and start making dinner. Ha sentito il miau? È preoccupato? What is this place? Is this some kind of abandoned house? Hey, are you... I was wondering why I heard meowing. What did you bring it here for? Non ha un posto dove stare. È stato abbandonato. Mi ha seguito fin qui. È stato abbandonato?
That's a shame. Look, this place is a restaurant. Animals are a no-go. Though, I guess you might stay on good behavior if you've got a pet to take care of. Fine. But keep it quiet when we're open for business. And don't let it roam downstairs, or I'll toss it out. Oh, and I'm not gonna take care of it. That's all on you. Cazzo, Giro! Was that the ruler of this place? He seemed pretty understanding for someone who keeps you cramped up in this dump. Sì, infatti. Again, I suppose to normal people I just sound like a meowing cat. Seriously, I had to keep calling out in that cute little voice. Make sure you wash that dish. By the way, have you decided on a name? Morgana? Huh, I was hoping I'd get to name it. Looks like the chief likes me better than you. And to be honest, this place is heaven compared to Kamoshida's cells. Remember how you guys asked me before about what I am? To be honest, I don't remember anything about my birth. I think the metaverse's distortions made me lose both my memories and my true form. In realtà sei umano? E se fossi un gatto? I already told you. I'm an honest-to-God human. If I were originally just a cat, how could I talk? It doesn't make any sense. There's no doubt that the distortions were what caused me to lose my real self. I'm sure that once they're purged, I'll finally be able to get that self back. And I have a pretty good idea on how to do it, too. That's why I was in the castle in the first place. Come to think of it, I didn't get hungry over in that world. E qua? Qua sì. Let me make myself clear. Your taking care of me won't be for nothing. It'll be give and take. Due to my knowledgeable and dexterous nature, I have a lot of intel on infiltration tools. Cosa sono? Whoa. I can't tell you more unless we settle on a deal. In exchange for you keeping me here, I'll teach you about these tools. How does that sound? Va bene, credo. I take it that means you accept? Then it's a deal. Morgana sembra piuttosto felice. Oh, va bene di nuovo. Due volte di seguito. Skillful infiltrations and escapes to all manner of places. There's even the possibility that you used special tools and had someone who manufactured them. Answer me. I am thou. Thou art I. Ok, questa scena qua è un po' troppo lunga. Quindi la tua carta è il mago. Strumenti di infiltrazione. Puoi fabbricare strumenti di infiltrazione di base. Hai appreso come fabbricare strumenti di infiltrazione da Morgana. Ok. I'll lecture you about the infiltration tools over time. By the way, the power you used in the palace was seriously amazing. The stronger that power gets, the more reliable it'll be as a trump card. All right, I'm gonna stick with you wherever you go from today on. Personas are the strength born from one's heart. Depending on what kind of life experience you gain, I bet it'll affect that power as well. And if you become acquainted with capable people, you might learn various useful skills too. This is all part of our deal. Got it? I expect great things from you. Don't let me down, okay? Okay. Va bene. Grazie, Morgana. Ah, quando uscirai ti accompagnerò. Non preoccuparti, la compagnia è gratis. Certo che la forma di gatto non sarà comodissima. Beh, non ci si può fare niente. Dovrò abituarmi a viaggiare nella tua borsa. PPP, oh PPP, che succede? Grazie di tutto, tu mi hai salvato e io non ti ho neanche ringraziato come si deve. Non ti preoccupare, non posso. Comunque, volevo quantomeno fartelo sapere. A domani. You guys send messages to each other with that thing, right? Sì, Morgana non potrà farlo, perché c'ha le zampette. I want in too, so I'm gonna have to ask you to type for me. L'obiettivo è diventato ruba il cuore di Kamoshida.
L'oggetto importante è il cuore, per caso? Tra l'altro oggi è venerdì. Sabato e domenica non so se ci abbiamo scuola. Quindi non so cosa potrebbe succedere domani. Domani sarà una giornata impegnativa, tieni duro, ok? Andiamo a dormire. Sento uno strano peso su tutto il corpo. Che sia la minaccia di Kamoshida a causarmi questo stress? Igor? No, niente Igor. Va bene. Sabato, 16. Oh! Anche se molto affollato, con un po' di fortuna dovresti riuscire a trovarti un posto da sedere. Durante il viaggio in treno abbiamo del tempo libero. Chissà se possiamo trarne vantaggio. Ok, che significa? Posso creare degli strumenti sul treno in futuro? Potrò fare qualche altra interazione? Oh no, siamo di nuovo a scuola. Oggi è giornata regolare. Stai male? Non è una bella cera. Ultimamente non sto bene. Ho una grande confusione in testa e mi sento molto debole. Ho provato ogni genere di medicina ma senza risultato. Che abbia contratto un nuovo virus? Oh boy. Che sia l'inizio di un raptus? Cosa posso fare? Sto per morire? Calmati, andiamo alla clinica, forza. Sono sicuro che il medico saprà prescriverti qualcosa in grado di rimetterti in sesto. I medici hanno i farmaci più efficaci, eh? Ehi, quel cliente delle Blanc non era un medico? E allora ti sei raffreddato. Era vestita da punk. È l'osservazione più stupida del mondo. E allora? Sarebbe utile avere a disposizione delle buone medicine nel palazzo. Perché almeno in questo modo. Oh, ciao. Almeno in questo modo qua posso andare a comprare le medicine per il palazzo all'interno della clinica sua. Ci sta. Ehi, giorno grave, che ci fai qui? Andiamo a scuola insieme. È a due passi, ma non importa. Sì, è letteralmente a due passi. È neanche 10 metri avanti. Non ti mettere lì sotto. E dopo la scuola ci vediamo al ritrovo, giusto? Non scrivere ora, siamo a lezione. Scusa, stai veramente ascoltando queste idiozie? Sì, ma oggi sembra che nulla mi rimanga in testa. Non dirla a me. Comunque, ritrovo dopo la scuola? E dove sarebbe questo ritrovo? Il tetto della scuola. Ci possiamo ancora andare? Vi faccio entrare io. Takamaki ha ragione, fa le domande intelligenti. Aspetterò lì. Finita la scuola, salite su. Ricevuto. Multa che arriva in ritardo. Hey, are you listening? Sì. Fa attenzione, presta ascolto quando qualcuno ti parla. Questo mi ammazza. Ma... Oh, che botta. Ecco, cosa può capitarti quando sogni a occhi aperti? I ragazzi d'oggi non hanno rispetto per gli adulti. Santo cielo, ti servirà più perizia per schivarlo del tutto. Che perizia? Looks like we're all here. Oh no. Ho appena realizzato. In futuro dovrò distribuire statistiche. È uno stress incredibile ogni volta distribuire statistiche, perché ho sempre paura di fare la scelta sbagliata. Ok, let's get going. Hold on, it's still too early for us to head to the palace. But why? Don't we just gotta steal that treasure thing? Don't underestimate the dangers of that place. We need to prepare. Ain't that persona shit we got enough to deal with it? That's exactly what I mean when I say don't underestimate it. You'll die if you mess up in there. So again, we need to prepare before we head in. But how exactly are we supposed to do that? I'm glad you asked, Lady An. First, we'll need to find better equipment for all of you. You talking about weapons? Oh, I know a kick-ass place. In that case, you can handle that side of things. The only other thing would be stocking up on medicine. Fatigue is unavoidable in a palace. And where can we get medicine? Don't worry, I know just the place. I hope you look forward to it, Lady An. Now then, he and I have some business in Yongan, so let's head off for today. A fare cosa? Io non devo fare niente. Andiamo a casa? Queste grandissime opzioni. Fare cosa? Just come with me. I won't be able to get close enough by myself. Chissà mai dove andremo, eh? Chissà mai dove andremo. Can I talk? E ricordi quella cliente che hai incontrato ieri alle Blanc? Il medico che prescrive farmaci senza visite approfondite? Era seduta al tavolo. Sì, me la ricordo. Stavo pensando a una cosa. Se è il tipo di dottore su cui girano voci sospette come quella, forse ci aiuterà. Si trova nei dintorni, giusto? Portami da lei. Si trova nei dintorni, dovrebbe essere in questa zona qua. Visita la clinica sospetta. Guardando il posto, la clinica dovrebbe essere il cuore. Dovrebbe essere là dietro. Ok, raggiungiamo la zona là dietro allora. Probabilmente appunto i negozi che ci sono qua giù li sbloccherò più avanti, interagendo andando avanti con la storia. Perché in questo caso ci presenta la clinica, ci spiega come funziona la clinica e tutto. Però dalla mappa ci sono un sacco di altri posti da vedere, quindi si vedrà. This is the clinic that the chief mentioned. Now, how can we get them to give us some medicine? Inventeremo qualcosa. Dobbiamo essere sinceri? Forse dovremmo andarcene. Sinceri, non so quanto possa funzionare in questa situazione qua. Inventeremo qualcosa. Well, I guess that's the only choice we have. We'll just have to go for it. All right. Let's step inside. Ok, andrà di sicuro bene. Clinica medica Takemi. È semplicemente questa la clinica?
Posso soltanto venire qua dentro a parlare con lei? Va bene. È la tua prima visita? Mi sembra di averti già visto da qualche parte. Alle Blanc. Mi sono appena trasferito alle Blanc. Beh, non importa. Allora, cosa ti serve oggi? Mi sento a terra, ho avuto degli incubi, ho una malattia cronica. Mi sento a terra. Va bene. Prego, entra in sala visite. Ehi, ha funzionato. Buono. In a case like yours, it's usually just due to stress. I'm gonna prescribe you some pain relievers, okay? Actually, I still need to restock those. So let's go with sleeping pills instead. Sleep is the best medicine anyway. Which type of pill do you want? A sweet tasting one or a bitter one? Una qualsiasi, non hai altro? Vorrei gli antidolorifici. Non mi servono dei sonniferi. Gli antidolorifici sarebbe meglio. Is that right? And I bet you think you should have a year-long supply of them too. Scusa. You're not sick at all, are you? I'm not as dumb as I look, you know. I'm guessing you're here because you heard the rumors about me, Esatto. You're one of those patients with an ulterior motive, huh? What's the world coming to? I guess high school kids have it tough nowadays too, huh? Well, fine. I'll prescribe you some medication. But only medication that will help you recover your health. I guess it's fine. You seem pretty earnest, and you don't look like you'll be any trouble. This is my private practice. All the medicine I dispense is original. I have a license to make my own formulas. You've likely seen them being sold at various hospitals. It's your responsibility to take care of yourself. So, if that's okay with you, stop by anytime. Ma perché? Per quale motivo dovrei dirle sei un pessimo medico? Mi aiuterebbe molto. Great. It's nice that you're so quick on the uptake. Saves me the hassle. You're a pretty weird kid, you know? I wonder what you're going to use the medicine for. Well, as long as you don't cause me any trouble, it's not my problem. È un po' un pessimo medico, però non puoi dirglielo in faccia. Per ora non ho altro. Okay. Which one? Oh, ok. Ma questi menu sono una figata pazzesca. Ogni volta che compro un menu nuovo mi sconvolge. Vedete che sto selezionando le cose con delle pillole? Con delle pillole stilizzate che mi possono andare su cose differenti? Ma che figata! Questo ci fa guadagnare 50 punti vita, questo 100 punti vita. Questo cura un alleato da fiamme, congelamento o folgoramento. Questo cura da vertigine, amnesia, sonno. Questo da furia, soggiogazione, forse. Confusione, paura, disperazione. Non so che siano questi status quo, ma va bene. Rianima un alleato caduto con il 50% degli HP. Questo è revitalizzante. Usare solo in posti sicuri. Ripristina il 50% degli HP di tutti gli alleati. Questo lo posso utilizzare soltanto quando sono nelle safe room. In poche parole. Ok, interessante come roba. Al momento non abbiamo ancora troppi punti vita per richiedere una cosa che ci fa percentuale. Già avere una cosa che ti cura di 100 HP... praticamente ti rifà tutta la vita, se non anche di più. Quindi prendiamo un paio di cose che ci aumentano, che ci curano. Un po' da 50, perché tanto non c'è bisogno di qualcosa di più forte, almeno credo per il momento. Thanks. Prendiamo queste robe qua e per il momento va bene. Take care. Buona fortuna. Ok, per il momento credo vada bene. Oh, salve. Ok. Qual è il motivo della visita? Raffreddore? Mal di stomaco? Piedi d'atleta? Qualunque sia il motivo, devi prendere il numero. Smettila! Porca vacca. Sei l'unica persona in grado di sviluppare quel tipo di medicina. Temo di non sapere di cosa parli. Non fai la finta tonta con me. Si dice che sia un farmaco così potente da garantire energie illimitate. Davvero, non ne sapevo nulla. Lo sviluppo di sostanze, farmaci, rimedi sperimentali a base di erbe viola tutti i regolamenti sanitari. Stai cercando di creare una super stimolante? Una cosa simile creerebbe solo problemi alla società. Sei davvero insistente, lo sai? Sono solo una ciarlatana. Forse la polizia non interverrà, ma sono certo che la stampa lo farà presto. Vuoi rovinare di nuovo la mia reputazione, eh? Sei una vergogna per l'intera comunità medica. Perché mi guardi così? È stata colpa tua, non è vero? Non sarò responsabile delle tue azioni criminali. Liberati subito di quella medicina e dimettiti. Il nome Tae Takemi non sarà mai... E c'è qualcuno? Ok, sono anche casini con lei, perfetto. L'importante è che tutti hanno una vita che va bene, nessuna complicazione né roba del genere. Accidenti, ci hanno quasi scoperti. Pare che parlassero di qualcosa di pericoloso. Forse quella donna nasconde una medicina extra forte?
Dovremmo usarla? Sembra sospetta. Forse ma potrebbe farci comodo nel palazzo. Convinciamola a cooperare con noi. D'accordo, torniamo qua quando non c'è quell'uomo. Non dobbiamo coinvolgere stranieri. Manteniamo il segreto dei ladri fantasma, ok? Comunque ottimo lavoro, è andata benissimo. Sì, molto a culo. Molto a culo. Hai presente quel negozio di cui ti ho parlato? Quello che vende repliche di armi? È a Shibuya. Posso venire con te se vuoi. Posso venire con te? Non dovevi andare da solo? Non puoi fare da solo? Avevi detto andavi da solo, no? Dimenticavo, ti sei appena trasferito qui, giusto? Dai amico, andiamo insieme. Ti faccio fare un giro. Sai almeno arrivare alla stazione di Shibuya? Ehi, non ce la faccio. Potete controllare voi il posto per me? Non riesci a venire? Non domani. Mi sono organizzata per andare in ospedale da Shiho. Capito. Tranquilla, ci pensiamo noi. Ci vediamo a Shibuya, Graver. Ti aspetto di fronte alla stazione. We might be able to get our hands on some decent stuff if this store really has model guns. Well, we can leave that for tomorrow. Ok, quindi finalmente possiamo iniziare ad esplorare e trovare nuovi negozi e avere un'idea migliore su come funzionerà l'esplorazione del gioco. Per ora fila tutto liscio. Dopo i preparativi andiamo al palazzo. È lì che comincia il vero divertimento, sai? Sì, diciamo il divertimento. Il termine è giusto. Posso uscire, vero? Non posso uscire, vero. Andiamo a dormire e andiamo a Shibuya. Domani è domenica. Domenica non ci sarà scuola in Giappone, no? Domani devi incontrare Ryuji. Non svegliarti troppo tardi. Dormiamo. Va bene andarci di sabato? Quello ci sta. Pensavo, visto che aveva un colore differente, pensavo non ci andasse a scuola. Però mi ha portato in automatico, va bene. E così ce l'hai fatta. Il negozio è a Central Street. Per arrivarci dobbiamo attraversare l'incrocio di Shibuya. L'incrocio? È così che chiamano l'incrocio di Shibuya. È enorme, con persone che attraversano da ogni direzione. Superato quello saremo a due passi dal Central Street. Ok, andiamo. Va bene. La parte centrale di Shibuya dovrebbe essere tipo l'edificio là in fondo. L'unico contesto che conosco appunto è l'aspetto di Shibuya e su come funziona è da Kingdom Master Remind. Quindi l'unico motivo del perché riconosco quell'edificio lì è per questa ragione. This country is twisted. While Japanese society may appear to be thriving, many young people have not been as blessed as their elders. They have no jobs, no savings, no financial security whatsoever. These young people should be tackling their futures head on, but instead, they're too busy merely trying to survive. People give speeches all the time. Plus, politics are pretty boring anyways. Ok, strano che mi abbia interrotto per farmi vedere questa cosa qua. Però dovrebbe essere questo l'incrocio, giusto? Central Street. Vabbè che me lo dici pure la mappa che devo andare di qua. Non l'avevo notato. Però questo qua è l'incrocio corretto. Central Street di Shibuya. Follow me. The shop can be pretty confusing to find sometimes. Oh mamma. Oddio. Abbiamo di nuovo un altro posto. Oddio, un'altra zona piena di roba. Già la strada davanti a casa è piena di cose da fare. Qua c'è ancora di più. Si chiama Ryujin. Ci sono personaggi con cui posso parlare qua a giro, ma non so se sono importanti. Ehi, di qua! Ah, proprio un vicolo. Addirittura. Eccoci! Figata, eh? Questo posto sembra losco. Vero? Sinceramente avrei paura di andarci da solo. A ogni modo, diamo un'occhiata all'interno. Quindi è per questo che non ci sei andato da solo, eh? C'era un motivo in fin dei conti. Negozio soft air. Oh yeah, before we head in, you know anything about guns and shit? I guess we can just ask the guy behind the counter if we can't figure out what we want. Come on, let's do this. Anche se sono pistole da soft air, dovrebbero funzionare perfettamente nel palazzo. Quindi dovrebbe andare bene. Ora puoi viaggiare velocemente verso il negozio soft air a Shibuya. C'è il fast travel, cosa che non ho ancora avuto occasione di utilizzare. Salve lei? Manager scontroso. Ti sei chiarito le idee? Non lo so. Che significa? You looking for recommendations? I don't know, just buy whatever looks interesting to you. Ugh, some customer service. Fine, what do you want? An automatic? A revolver? Automatic? Dude, why are you talking about cars now? Listen, this here's an enthusiast shop. My regulars will be mad if I let a casual like you hang around. I'm not a freaking casual. I bought shit from here like last week. Ah, can't remember you. You bastard. And you, looking for something? Qualcosa che sembri vero. Oh, you guys planning a nice big bank robbery or something? Ah, per una recita scolastica. That ain't it. We just like how they look is all. Anyways, you should have said before you two are enthusiasts. I'm always up for helping fresh faces. Some precautions first, though. Don't go around pointing them at other people.
keep them in a bag or something if you're outside. Oh, and don't let the fuzz catch wind of you having them. I don't need them coming around here. Saremo attenti, promesso. Lo sappiamo già, odiamo i poliziotti. Saremo attenti. You damn well better be. Now, if you look close, you'll be able to tell these are models. Real guns feel different. Maybe someday I'll show you the real good stuff, though. If you got the guts for it, of course. But for now, you get the beginner selection. Just sit tight. I'll bring him out. Okay. We did it, dude. We totally gotta go for some fancy shit, right? Ooh, I want him to shine. Oh, and here's the cash for mine. Pick me out something good. Ah già, mi hai dato soldi. Avevo speso tutti i soldi in medicine. Per fortuna c'era lui con qualcos'altro. Buono. Anche questo qua avrà un menu fighissimo. Yep, ovviamente. Tipi di equipaggiamento. Al negozio software puoi acquistare repliche di armi a distanza. Wow, che succede allo sfondo. Armi da mischia, protezioni e accessori. Le armi da mischia aumentano la potenza degli attacchi normali, utili per sconfiggere nemici senza usare abilità. Le armi a distanza aumenteranno la potenza con le armi da fuoco. Queste armi infliggono più danni di quelle da mischia e sono utili contro nemici più resistenti. Le protezioni riducono i danni subiti e sono essenziali per resistere più a lungo in battaglia. Gli accessori hanno vari effetti, come la difesa dalle alterazioni. Va bene. Mamma mia, ma questi menu qua sono pazzeschi. In ogni caso penso che la cosa più intelligente da prendere adesso sia le armi a distanza. Immagino di poterne prendere soltanto una. Al momento attuale siamo limitati a soltanto una cosa da comprare. Prendiamo la Governance per Gravier e ci accontentiamo di questa qua. Per il resto ogni altra cosa costa fin troppo, quindi ci dobbiamo accontentare. Va bene. Per il momento va bene. Posso vendere, aspetta. Tesori, non c'è nessun tesoro. Armi da mischia, posso vendere casomai il coltello da ribelle. Posso vendere protezioni, accessori, oggetti. E tipo i gomitoli di seta? I gomitoli di seta cosa ci faccio? Per il momento niente. Come again. Oh già, c'è una cosa che dovresti sapere. Non compro repliche degli altri, tienitelo bene a mente. Non voglio ritrovarmi ad avere seccature con armi già modificate. E questo è quanto. Quindi se trovo un'arma, casomai da qualche altra parte, non posso farci niente. Ok, quindi per il momento ci limitiamo a questo, no? Possiamo uscire, vuoi già tornare a casa? Comunque dovrai uscire tu da adesso in poi. Trova quello che sembra più forte. Sì, è quello che ho fatto anche adesso. Non cambia molto rispetto adesso. Boss, did you hear? Apparently that subway driver from the accident was acting really odd during his testimony hearing. You talking about that psychotic whatever thing people are going on about? Yeah, I heard it completely alters your personality. The news is saying the driver couldn't even speak when they tried asking him questions. Only an idiot would believe a preposterous story like that. Oh, sorry, but we're closing soon. How rude. This must be why you don't get many customers. Your coffee's actually not half bad. The beans must be lamenting the sorry state of this store. Thanks for stopping in. Please come again. I'm only trying to help you fix your business. Thanks for the coffee, at least. Se deve chiudere. Jeez, what a pain. Oh, what do you want? If you're bored, go wash some dishes or something. Posso? Come vanno gli affari? Tratti così i clienti? Hai detto che era ora di chiusura? Non credo sia un modo brutto di fare. Come fai ad avere... Vabbè, come vanno gli affari? Doesn't concern you. It's all good as long as the shop doesn't fail. I'm not gonna go wearing a fake smile. È un tuo motto? E se dovesse fallire? Who knows? Maybe I'll end up living out on the streets. As long as I'm here, the world leaves me be. No annoyances or troublesome people to deal with. It's like my own personal hideaway. I'd be kind of screwed if I lost it. But I guess you would be too. So you better at least try and be useful around here. Anyway, I'm leaving now. Don't cause any trouble. Posso lavorare nel caffè per guadagnare soldi? Avrebbe senso. Ci sarebbe come cosa. PPP, oh PPP, ok. Sono andata in ospedale a trovare Shiho. Le hai parlato? Le sue condizioni sono stabili. Però non sanno quando riprenderà conoscenza. Di certo si riprenderà. Sì, si riprenderà, lo so. Ho fiducia in lei. Ma non perdonerò mai Kamoshida. Pagherà per quello che ha fatto. We're just about ready to go to the palace. We just need to assemble some infiltration tools. Clean off that desk back there so we can use it. Ok, finalmente possiamo craftare anche della roba e possiamo levare tutto questo casino qua dalla scrivania. Puliamo. Puoi pulire, spostiamo i libri. Great. Now you can make things whenever you want. Ora puoi creare strumenti di infiltrazione su questo tavolo da lavoro. Bene. I'll provide the materials this time. Try making a lockpick.
fabbricare strumenti di infiltrazione. Con i giusti materiali puoi fabbricare degli strumenti di infiltrazione che possono essere utili quando esplori i palazzi. Assicurati di portarne sempre qualcuno con te. Fabbricare strumenti farà passare il tempo, ma migliorerà la tua perizia. Ogni volta che questa aumenta, potrai fabbricare uno strumento aggiuntivo. Durante il cattivo tempo, potrai concentrarti maggiormente e realizzare uno strumento aggiuntivo. Visita più negozi che puoi per trovare nuovi materiali. Don't think too hard about it. You'll get the hang of it. Va bene, ok. Gohohemme. Muro di fumo, grimaldello, aroma calmante. Ah, quindi il balsamo vegetale, il gomitolo di seta e le cose che mi droppo ai nemici servono per questo. Palazzo e battaglia posso anche fare. Posso anche creare cose differenti. Tipo palla evanescente, cocktail molotov, un taser, va bene. Ok, quindi sono cose che mi servono per esplorare meglio il palazzo e per gestire meglio l'esplorazione, in poche parole. Creiamo un grimaldello, perché quello che ci ha detto lui. Don't be sad if it doesn't go well at first, okay? Fallo. Un grimaldello. Ci sono riuscito. Andata bene. Great. We should be able to use this. Yeah. Ehi, aumenta la perizia? Nuovi punti. Ok. Perizia. Le statistiche che possiamo aumentare con questi tipi di attività qua sono conoscenza, al momento siamo ignoranti, coraggio, al momento non siamo coraggiosi, perizia, al momento non siamo capaci di fare niente, gentilezza, al momento attuale siamo neutri, che va bene, e fascino, al momento attuale siamo un foglio di carta, va bene. You should be ready now. We're heading into the palace tomorrow. Let's get some sleep. Va bene. Buono. Good morning. Come on, hurry up and get to class. Posso entrare o sono espulso? Good morning. Buongiorno. That admirable behavior won't do you any good once you're expelled. Quindi non ancora. Per questo che ero preoccupato, perché avevo paura che venissi espulso subito. Well, that wraps up the homeroom period. A word with you, please. Scusa, cosa ho fatto? Mi vogliono espellere subito? There's something I'd like to ask you. It won't take long. Hello. I see you're already getting on top of the problem I'd mentioned this morning, Miss Kawakami. I appreciate the support. Thank you again. Oh, you know this guy, Yoshizawa? Yes. He lent me a helping hand earlier. I recommend you steer clear of the likes of him if you have any consideration for your future. Remember the discussion we just had? There are a number of students in this school you shouldn't get involved with. This one's at the top of the list. Oh, the delinquent transfer student? Sorry to interrupt, but I need to use the guidance office. Oh, pardon me. We should be going too. Don't want to get in the way of guiding this delinquent and all. Please excuse us. After you. Okay. Buono. Che ha detto? I'm gonna get straight to the point. Did something happen between you and Mr. Kamoshida? Diciamo di sì, potrebbe essere. Perché lo chiedi? Well, there was that little exchange just now, but that's not all. He gave me a brief lecture this morning, and your name came up. Something about the dangers of a lack of supervision. I don't mean to pry, but just make sure you don't go causing trouble, okay? Oh, and one more thing. That girl outside the office? You didn't make a pass at her, did you? Certo che no. Da essere interessato, aveva un fiocco grazioso. Certo che no. Che opzioni. Mr. Kamoshida has a real close eye on you. Apparently you've been getting involved with Sakamoto-kun. You seem acquainted with Yoshizawa-san as well. Maybe you're just naturally drawn to athletes? Sorry, bad joke. That's all I wanted to discuss. You're free to go. Ok, ma aspettavo dicesse qualcos'altro, onestamente. Oh, che succede? Kamoshida era al cancello della scuola stamattina. Era in piedi che mi guardava con quel sorrisetto di merda in faccia. Probabilmente ti stava prendendo in giro, maledetto. Probabilmente ti stava prendendo in giro, maledetto. Però vederlo così mi ha motivato ancora di più. Dobbiamo farcela a qualunque costo. Già, sono preoccupato per Shiho, ma voglio concentrarmi anche sul nostro piano. E questa volta non mi stancherò così facilmente. Il consiglio si riunisce il 2 maggio, giusto?
Dobbiamo risolvere la cosa prima di allora. Sono pronto. Anche io. Anche io. Farò del mio meglio. Non fate nulla senza di me, ok? Già, vedete di avvisarci quando entrate nel palazzo. Ok, primo maggio è tra un bel po'. Ok. Ok. Finalmente è il momento di eseguire il piano. Scommetto che gli altri sono pronti a muoversi al segnale. Bene, lascio a te la pianificazione. Scadenza per l'infiltrazione del palazzo. Se non riesci a portare a termine il piano prima della scadenza, scatterà il game over. Stai sempre attento al tempo che resta a disposizione. I palazzi contengono molti nemici potenti. Consultati con i tuoi alleati e sfrutta le diverse strutture presenti in città per garantire un'infiltrazione vincente. Questa qua è Mission Start. Che figata è compare sulla lavagna. Cosa fare? Se hai del tempo libero e non sai cosa fare, premi per aprire il comando assistenza e vedere cosa puoi fare e chi puoi incontrare. Se le funzionalità dirette sono attive, puoi usare per vedere il registro delle attività. Ti mostrerà cosa hanno fatto gli altri giocatori nella stessa giornata. Il registro delle attività è uno strumento che ti aiuterà nel tempo libero. Per saperne di più, consulta i tutorial. Molto carina come cosa. Comandi assistenza, va bene. Ho appena cliccato il tasto e... un altro tutorial. Comandi assistenza. Se non sai cosa fare, i comandi assistenza possono darti consigli in base alle condizioni attuali, sulle attività da fare e i confini da incontrare. Premi triangolo per aprire l'assistenza confidente e scoprire quale confidente è consigliato per quel momento della giornata. Usa X per aprire l'assistenza status e scoprire quale attività giornaliera è consigliata per te. Premi quadrato per venire tutti al ritrovo. Inoltre, se le funzionalità dirette sono attive, puoi usare A per registrare le attività di altri giocatori. Ok, quindi... vediamo cosa fanno le altre persone online. Questa cosa in realtà mi piace tantissimo. Come mi piaceva un sacco in Catherine vedere le statistiche delle scelte che hanno fatto gli altri, perché lì è molto carino. Anche qua è un buon metodo in realtà per guidare i giocatori nuovi, perché molte persone che stanno giocando appunto Persona 5 Royale non hanno giocato a Persona 5 originale, e quindi casomai vedere cosa hanno anche fatto gli altri è un buon metodo per sapere cosa fare. Non tutti però hanno fatto il palazzo oggi. Il 51% ha fatto il palazzo oggi. Molti sono andati dai confidenti e hanno parlato con i confidenti. Alcuni sono andati in biblioteca. Perché, sì. Aspetta un secondo. Allora, vediamo cosa fare. Dovrei avere un messaggio sul telefono. Palazzo? Che facciamo col palazzo? Non ci troviamo? Se non sai cosa fare, buttiamoci. Cosa vuoi fare? Ci raduniamo al ritrovo ed entriamo nel palazzo? Va bene, perché in ogni caso non saprei benissimo cos'altro fare e non so quanto sia necessario fare altro durante il primo palazzo. Comunque siamo ancora in fase abbastanza tutorial, quindi andiamo al ritrovo e per il momento facciamo questa cosa qua. Alla grande. Vediamoci al ritrovo allora. Facciamogliela vedere. Ok. I hope you all understand that our time limit is May 2nd. We basically just have to go to that castle and steal the treasure from Kamoshida, right? But wait, what even is a treasure? I want to know that before we do anything. A treasure is the physical form of the palace ruler's distorted desires. In other words, it's the core of the palace. Once we steal it, the palace will crumble. I think. Having said all that, even I don't know what Kamoshida's treasure is going to be. And where can we find it? There's no way of knowing that until we go in and find out. But if I had to guess, I'd say he has it locked up somewhere in the depths of the palace. Think I get it now. We just gotta find the treasure, yeah? Pretty much. There's just a lot we won't know until we go in. Brutta traduzione dire che il cuore del palazzo si trova nel cuore del palazzo. In inglese ha detto si trova nelle profondità del palazzo. Che ha più senso. In any case, our objective is to find the treasure's location somewhere in the palace. Make sure we go about this with time to spare so we can avoid any unforeseen circumstances. I expect great things from you guys. Ok. Prima di infiltrarsi in un palazzo, controlla i tuoi progressi con l'opzione Tieni una riunione. Ascolta le opinioni dei tuoi amici e decidi il modo migliore per proseguire. Selezionare infiltrazione del palazzo ti porterà al palazzo. Non puoi acquistare oggetti al suo interno, perciò assicurati di essere ben preparato. Quando fai ritorno da un palazzo, sarà ormai notte. Se il tempo dovesse scadere, scatterà il game over. Tieni sempre d'occhio il tempo rimanente. Quindi, vuol dire che per sconfiggere un palazzo e per concludere un palazzo, ci vuole più di un giorno e ci vuole più lavoro? Che succede se provo a tenere una riunione? Cosa mi dicono? Se non risvegliamo il cuore di Kamoshida, verrete espulsi entrambi. Non possiamo permetterci di perdere tempo. Pendicherò Shio, costi quel che costi. Che facciamo? Diamoci il tempo di indagare. Dobbiamo scoprire dove si nasconde il suo tesoro. Dovremmo trovare una soluzione al problema delle ombre. Non sarebbe meglio cercare di non farci scoprire? Ormai combattete tutti relativamente bene. La squadra sta diventando sempre più forte. Grosso modo è così. Ok, vogliamo infiltrarci nel palazzo quindi? Penso di sì. Penso di sì. A questo punto possiamo farlo. But damn. What's up? Nothing. I was just thinking we should choose a code name for you too. A code name?
I'm Skull, he's Joker, and that's Mona. Judging by your costume... I mean, she's got that tail and stuff, so... What do you think? Catgirl, sexy cat, kitty woman. Catgirl sarebbe meglio. Wait! Is that what you're going to call me from now on? I am so not down with this! What do you want to be called then? Something better than just a little cat. Maybe... Panther? That sounds pretty cool, doesn't it? Huh? Why? 'Cause it sounds more... ferocious? She's a cougar. Don't call me that! More importantly, Kamoshida. Oh, right. Let's go. Morgana, devi stare calmo. Mona! Quel mono di Morgana! Alright, let's start fresh and get going! It's game time from this point forward. I'll teach you guys the basics of infiltrating a palace as we go. Ok. Oh, salve! Oh, salve! My master would like a word with you. Ok, la notte non l'abbiamo più incontrato da un pochino di tempo. Che succede? The prisoner has returned. Well done. It seems you have remembered my words. You truly make it worth rehabilitating you. Cosa significa? Non l'ho chiesto io. Cosa significa? I am not attempting to withhold information from you. The essence of the rehabilitation that you must complete will be explained in due time. Once you encounter allies who share your ideals and discover your place in reality, only then will I explain it all. Such a day should not be far off. This time, I wish to introduce you to the aid we are providing. Che intendi dire? Due to your potential in wielding the power of the wild card, you can handle more than one persona. That power holds infinite possibilities. We will assist you in nurturing that potential. To that end, we must execute your persona. Do not be alarmed. Personas are personalities that exist within you. Thus, you will only be discarding old personalities to have them be reborn as new ones. Cioè? Eh? Non ho capito. Non ha spiegato nulla. By discarding your old identity, you give way to a new one. Hence we call that process execution. Think of it as the fusion of your personas. To start, select the first persona you wish to fuse. Ok. Posso fondere Arsène? Now before you select the second persona, allow me to tell you something greatly important. Do you remember how I mentioned forming bonds with confidants? Personas are the power of the heart. The stronger those bonds, the stronger your personas will be. In other words, the effects of your bonds on execution, or fusion, if you will, are quite substantial. When you fuse a persona that shares its arcana with one of your bonds, it will gain great power. This will be a guiding principle for your forays into fusion. Try not to forget it. Moreover, there is one thing I must warn you about. You cannot create a persona that surpasses your current level. This is because the resulting persona would be too powerful for you to handle effectively. Now then, check the fusion results and choose a persona that suits your stature. Non ho ben capito. Non ho ben capito perché ha detto che in base alla persona che creo e le relazioni con quella persona che creo, probabilmente appunto una persona con il carro funzionerebbe meglio perché Ryuji ha la carta del carro, ma contemporaneamente è... Cioè, che significa? Posso non... It's possible for them to inherit skills they normally wouldn't gain. Ho miscliccato.
ma va bene comunque. È possibile far ritare loro delle abilità che non acquisterebbero normalmente. These skills and specialties are distinct from one another. Skills are traits that can be passed along through fusion. Ho fatto uno di livello 10, non volevo. Maledizione. Torna indietro? Ok, posso non farlo in questo modo qua. Perché appunto quello di slime dovrebbe essere troppo complesso. Se io fondo Arsène con il bicorno, lo perdo per sempre oppure in futuro potrò comunque sceglierlo o meno? Non voglio rischiarlo, quindi comunque facciamo lo slime. Nonostante di livello 10, credo. Credo che quel 10 lì mi rappresenti il livello e non potrò utilizzarlo. Resta comunque l'opzione più sicura dove rischio di non sbagliare. Quindi facciamo così per il momento. Proviamo a creare, vediamo cosa mi dice. Non sembra di essere livello abbastanza alto per creare questa persona. Quindi anche nel caso non posso crearlo. Pensavo di non poterlo equipaggiare, ma non posso neanche crearlo addirittura. Proviamo a fare Agathion. Possiamo provare a farlo. Spero di non perdere Arsène. Spero di non perdere. Dovrei ottenerlo, credo. Però proviamo. Quelle abilità voglio che eredi. Voglio che eredi. Heiha. Will it gain new power? I wonder. Sei davvero sicuro che questa persona sia accettabile? Procediamo. Then let us begin. I am Arsène, the other you who exists within. Though I may disappear this moment, I shall always be at your side. We shall meet again when your fate reaches its conclusion. Eh? Non ho capito per nulla. Spero di non aver fatto un errore. Questa non è la fusione. Me, Agathion, da adesso sarò la tua maschera. Usami, usami, usami. Non ho sacrificato a sempre, vero? Spero di no. Ammira il confidente carro, sta risvegliando il potere nascosto della tua persona. Ok, a fondo. Ha sbloccato anche a fondo come abilità. Per il fatto che ci abbiamo come confidente il carro, vuol dire che ottiene un'abilità in più, forse. È questo qua il discorso? Semplicemente questo? Confermiamo. Ah, how impressive. A stronger persona has been born from the body and blood of the old. It shall be your new strength. Cosa intendi dire? Questo non ha alcun senso. You better understand it at once. You'll end up dead if you don't master it. Non ho capito un cavolo. Gather personas and bring them here. Gather a great many, execute them, and continue to give birth to even stronger personas. Developing your powers as such will play an integral role in the stand against ruin. So that your rehabilitation goes well. We have a variety of rituals to choose in regard to executions. And depending on the effort you put in, our master might consider further development of new rituals. Cry your tears of joy, inmate. Your heart is steadily gaining the strength of rebellion. It seems your rehabilitation is proceeding smoothly. A joyous fact indeed. In anticipation of this, I have prepared a gift for you. I hope that you shall accept it. Percepisco un legame sempre più profondo con Igor. Ehi, nuovo rango, nice. Che significa? Terzo occhio. Svela dettagli altrimenti celati allo sguardo premendo L2. Ora puoi usare l'abilità confidente terzo occhio. Attivare il terzo occhio sia nel mondo reale che nel metaverso ti permetterà di vedere dettagli normalmente celati. Usa il terzo occhio per rivelare indizi. That is a thief's skill. Allowing one to tap into their sixth sense and see what is hidden in the dark. I believe you can handle it now. May you continue devoting yourself to further rehabilitation. Now then, if you have any requests, we will heed them. La mia richiesta è? Cosa? Parla con gemelle custodi. Hai bisogno di qualcosa? Cerca di moderare il linguaggio quando sei al cospetto del padrone. Non ho ben capito quest'ultimo passaggio. Io spero di non aver fatto un casino distruggendo Arsène. Mi sembra di sì per il momento. Non mi sembra che ci sia più Arsène.
Non credo di poterlo più utilizzare. Non lo so, non importa. In ogni caso, abbiamo già fatto molto oggi, quindi per oggi penso che possa essere tutto. Oggi ci sono state molte più spiegazioni, abbiamo sbloccato molte cose a livello esplorativo, ma abbiamo fatto un pochino meno a livello di storia rispetto agli ultimi episodi. In futuro, quando queste cose almeno le abbiamo comprese, le abbiamo capito come funzionano, saranno passaggi che potrò casomai rendere più veloci e tagliare, ma fino a che stiamo scoprendo cose nuove, stiamo scoprendo nuovi negozi, interagiamo con nuovi personaggi, sono cose che comunque ritengo importanti e le terrò nei video. Quindi per tutta la gente preoccupata che la serie sarà di 150 episodi, non vi preoccupate, di sicuro in futuro ci saranno alcune cose che verranno velocizzate, senza alcun dubbio. Prossima volta spero di riuscire a finire il palazzo. Onestamente pensavo di farlo oggi, pensavo che l'avremmo finito già con Anne quando era entrata nel palazzo, ma non è stato il caso, siamo usciti un'altra volta e poi sono passati anche degli altri giorni. Pensavo di essere già stato espulso, non ero stato ancora espulso. C'è il rumore a giro per la scuola che ero stato espulso, quindi pensavo che fosse ormai quasi certo, però non lo era per nulla. Quindi mi ha fregato completamente. Detto ciò, penso che per oggi possa essere tutto. Ma quindi, spero che avete apprezzato. Spero di rivedervi in un prossimo video. Ciao a tutti!